E ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo sul Jurassic, che ormai è un sentiero dimenticato dai mountain biker. Le strutture che c'erano stanno venendo distrutte. E da tre salti che c'erano ne è rimasto solo uno. Beh, è giunto il momento di cambiare la situazione e far tornare in vantaggio il numero di strutture intere. Da due strutture rotte e una intera, passeremo una rotta a due intere. Buon video! Ok, allora io sono venuto qua perché ieri avevo visto che c'era tutte queste travi, roba così, buttata qua a caso, che vedete non è roba marcia o così, e sarebbe da portare giù, no? Solo che ho solo uno zaino per mettere, quindi. Allora, adesso viene il problema più grande, ovvero come me lo porto giù. Allora, non sono male, contando che qualcosa c'è anche giù. Boh, io ci provo. Chiaramente non vado giù dal sentiero così, ma le leggo. Se vi state dicendo, sei stato furbo che ti sei portato dello spago. No, sono stato fortunato che ce l'avevo nello zaino. È la roba più instabile del mondo. Però andiamo. Se vi aspettavate di vedere un Alien MTB full gas sulla Jurassic, avete sbagliato video. Tanto queste travi così in fuori mi si attaccano dappertutto. O se sto in questa posizione con le travi appoggiate al casco non mi vanno da tutte le parti. Penso che neanche uno che viene per la prima volta su Jurassic, la prima volta in bici, vada così lento. Ecco qua com'era il mio zaino in discesa. Allora, ho deciso di iniziare. Sistemo questo panettone, anzi lo trasformo in un salto, qualcosa di. Vediamo cosa verrà fuori. Però la prima cosa che devo fare è rimuovere qua la rete. Se vi state chiedendo a cosa servivano queste reti, è semplice. Perché è tanto trafficata dalla gente in moto questo sentiero. E allora se no. In moto desfavano tutto. Praticamente la rampa, come vedete, è letteralmente distrutta. Quindi vado a rimuovere qua le cose che mi sono portato al trapano. Quindi rimuovo le cose così posso togliere la rampa e non mi so spiegare, quindi capirete guardando il video cosa voglio fare. Prendiamo la punta adatta. Ah, comunque per sicurezza mi sono portato anche una batteria di scorta. Guardate, raga, quanto tempo è passato da quando hanno costruito questo drop. Guardate il legno com'era e com'è diventato adesso. Comunque, ci sono delle assi anche qua sotto. Dovete apprezzare questo lavoro che sto facendo, quindi lasciate un like e iscrivetevi che dobbiamo arrivare ai 1000 iscritti. Queste dovrebbero essere ortiche, quindi rimuoviamo tutta la struttura. Ecco. Guardate qua cosa sto togliendo. Ecco. Quest'asso è ancora buona.
la passerella si riesce a togliere. Ora ho tolto effettivamente tutto e posso finalmente fare questo. Olè. Adesso vediamo cosa si può fare. Ho due idee. Idea 1, costruire qua un doppio, quindi qui rampa e lì atterraggio, senza la cosa in mezzo. Raga, ho cambiato idea. Allora, ho rimosso tutto qua, che è venuto bello pulito, e qua ho lasciato, vi spiego perché. Allora, pensavo di mettere, un attimo in fosso, di fare tipo da qui che parte la passerella, va così fin qua, in modo che hai un salto che fai e salti in là. Continuiamo con i timelapse. Raga, sono abbastanza a buon punto, perché qua c'è lo scheletro. Adesso devo attaccare una trave centrale, adesso mi sa che riciclo qualcosa da lì, e dopo pannellare tutto e dopo è finito. La struttura l'ho finita e adesso inizio ad attaccare le tavole. Raga, ho posizionato tutte le assi e adesso avvitiamo. Batteria scarica. Per fortuna che mi sono portato una batteria di scorta, sennò sarebbero stati problemi. Raga, ho attaccato tutto, però mi sa che questi qua sotto li tolgo, perché sennò rischiamo che le moto si mettano a salire da qua e non sarebbe bello. Oggi ce lo teniamo così. Forse qua sotto ci metto un tronco, servono anche delle fette. Ok, dai, c'è un appoggio in più. Ritocco finale. Adesso pulisco qua, ma ve lo evito, e dopo lo proviamo. Finalmente lo posso provare. Tutta la giornata che aspetto questo momento. Il primo giro provo a vedere se ci sono tipo buche in mezzo e dopo lo faccio. Da qua però si vede che è un pochino storto di là. Vabbè, non sto cercando la perfezione. E niente, andiamo e vi dico com'è. Ultima inquadratura, dopo mi faccio il Jurassic completo e vado a casa. Bene, adesso posso accingermi a fare il Jurassic. Ho lo zaino sulle spalle che mi dà un minimo fastidio. Thank you.
sono le 7 praticamente di sera e sono venuto qua dalle 4 più o meno, no? Quindi per piacere fatemi un favore, supportate queste cose, perché senza le persone come me che ogni tanto, vabbè, dicono vabbè oggi sacrifico il mio pomeriggio per andare a buildare, ricordatevi che non avreste strutture sui sentieri, supportatemi e iscrivendovi e lasciando like e magari commentate in modo da anche farmi sapere un po' cosa ne pensate, se avete qualche consiglio da darmi anche. Vi ho già detto di mettere like a tutto e niente, noi ci vediamo giovedì prossimo con un nuovo video, ciao!